Ciao a tutti ragazzi, sono qui per presentarvi Farming Simulator 2015, uscito il 30 ottobre. Come potete notare il menu è totalmente nuovo, anche l'immagine di sfondo dove c'è questo New Holland e la Ponce che sta tagliando l'albero. Come potete vedere il menu è totalmente nuovo rispetto al 13. Passiamo subito alle opzioni, cioè il gioco, avete vabbè, il nome, il vostro nome, lingua, colore multiplayer non so cosa sia. Tutto automatico sono le icone, quelle puntine di domanda azzurri che ruotano nella mappa. Poi unità di misura avete chilometri e metri. Unità di valuta avete euro, dollaro e sterlina. La terra in teoria è lo sporco. Pacchetti retrovisori è per guardare dietro. Nel caso magari avete un attrezzo e non volete andare a sbattere, come di solito faccio io, che faccio sempre disastri. Macchine che volano, mod che volano, tutto, un macello. Grafica avete, vabbè, profilo hardware, high, very high, soluzione dello schermo, modalità finestra nel caso magari volete giocare a schermo ridotto, non a schermo intero. Vari avete volante, gamepad, altre robe, se usate magari altre cose tipo il gamepad là del Xbox 360 o altre cose. Volume, comandi che avete la lista dei comandi, intanto non ho casa, non ho modificato nulla. Allora, comandi, avete tutti quanti i comandi, anche se stranamente però il menu sembra un po' troppo piccolo, non riesco a vedere un cavolo, o che magari sono io che ho lo schermo piccolo, 17 pollici, cioè non siete un cazzo. Vabbè, dai. Poi passiamo alla carriera, avete a disposizione tre categorie, facile, normale, difficile, cambiano solo i soldi. Avete la Bjornholm e la West Bridges, che è quella la mappa americana, che hanno aggiunto le texture verdi, prima era texture secche stile americano, campi enormi. Io entro dentro quello che ho già avviato, da poco. Adesso il gioco si carica, ci vediamo fra poco. Ecco qua il gioco è caricato e come potete notare, ecco i simboli che vi dicevo prima. Ah, stavolta non girano ma non peggiorano, invece nel 13 giravano. Allora, i primi mezzi che avete sono, vabbè, la Sampo, chiamata comunemente Shampoo. Come vedete, i mezzi sono molto agili, talmente agili che quando si fermano pare che sgommino. Hanno anche il dirt. Prima di iniziare a usare la trebbia dovete premere il tasto X, selezionare la trebbia. Premere il tasto X, che adesso non si chiude più perché ho già il serbatoio pieno. Poi B. E la trebbia attacca a trebbiare. Tasto 3 e partite. Con il punto e virgola potete mettere il trinciapaglia o le andane. Andane, trinciapaglia, automatico. E trebbiate. Questa trebbiettina di merda ve la danno all'inizio piuttosto che la far. Molto meglio, ma meglio l'altra. Meglio le New Holland e altre. Qui è quasi pieno. Questa qui è una trebbia russa che vi danno all'inizio, piccole trebbie russe, però direi che come dettaglio non è fatto male. L'unica cosa che non mi piace è la verniciatura che pare troppo splendente per essere nuova di stecca. Ecco, come vedete inizia già a sporcarsi. Ora, ecco, il secondo mezzo che vi danno è questo Hurleyman Prestige 90 con il carro, non mi ricordo mai il nome, è un Brantner. Cazzo, neanche attaccato, l'avevo già attaccato prima. Lì avete le vostre galline, vedete il trattore molto reattivo, vedete anche il dirt per terra, tutte le tracce, forse che vado in culo alla trebbia. Mezzi molto, cazzo, ho preso una smerdata di paglia trinciata. Poi come notate, adesso mi avvicino, poi qui avete anche il Charger Tipping, cioè voi quando scaricate il rimorchio si riempie in un certo punto, a seconda di dove scaricate con la trebbia. Vedete anche l'animazione qua della trebbia, che scarica in modo fluido come se fosse reale. Dai ciccia, dai. Vabbè, buona, a posto. Poi, vabbè, mi danno
Due di questi, due Hurlimann, e poi vi danno anche questo Agrostar 6.61 col coltivatore, non ricordo mai il nome, Kögerling, e Zavorra Sugar da 1000 kg. Vedete anche il dirt come bello zozzo, mezze sporcazioni, e notate anche l'animazione qui della terra che viene girata, viene smossa, tutto bello sporco, zozzo, una roba che mi piace di più. Ottimo, veramente bravi. E poi avete anche un altro Agrostar, solo che ecco, con questo Kun Varimaster 135, e purtroppo qua non c'è l'entrosolco. Come potete vedere anche qui l'animazione, il trezzo si sporca, bello sporco, proprio veramente veramente zozzato per bene. Questo mi piace. E poi avete, va bene, lui, qui c'è il negozio, voi arrivate qui, prendete il vostro mezzo comprato e dopo salite su per quella collinetta lì, da più avanti, dopo la Lieber, là c'è una stradina, andate su, arrivate a casa. Va bene, poi c'è anche una seminatrice, vi danno anche una seminatrice, che è là in fondo, adesso vi faccio vedere senza farmi male. Allora, il semi, qua avete il fertilizzante qui. I semi sono là vicino alla seminatrice che vedete. Ecco, iniziamo già a far danni, perfetto. Ecco, allora, qui avete la... Ecco, qui avete il fertilizzante. I silos. I vari mucchietti per barbabietole e altre cose. Qui avete i sacchi per la seminatrice. Campi ne avete quanti ne volete. Campi immensi, grandi, piccoli. Ecco, sì, giusto, qui all'inizio avete tre campi, uno lì che tebbia lo shampoo, quello che sta arando e quello che l'altro sta strippando, che è poco più avanti di casa vostra. Oh, no, aspetta, no, un po' più in là. Beh, scusate, devo ancora abituarmi un po' alla mappa, è da un po' che l'ho iniziato a giocarsi qualche ieri, insomma, ecco. Purtroppo ho avuto un problema, ho scaricato il gioco che pensavo fosse quello vero, invece poi si è rivelato un fake e mi ha estratto dentro un virus, ho dovuto formattare il computer e ho messo su Windows 8, so che non mi piace e ora devo cambiarlo. Tra un po', qualche giorno lo cambio e a posto. Allora, poi qui avete lo scarico, premete Q, scarico laterale e notate anche come si scarica bene. Perfettamente il vostro raccolto. Bene, questo primo tutorial finisce qui. Tutorial, scusate, prima dimostrazione. Il gioco è fatto bene, anche se ha qualche piccolo difetto che poi mostrerò più avanti. E come primo video volevo solo mostrarvi un po' cosa avete all'inizio, poi magari proverò anche altro, altre culture, altre cose. E spero di riuscire a far meglio del 13. Farmi conoscere, eccetera. Perdonate sempre male la qualità dei miei video, ma purtroppo non ho ancora possibilità di comprarmi roba decente per registrare meglio, ma oh, così è la vita, ragazzi. C'è crisi, bisogna cercare di fare spese giuste e non sprecare soldi, anche se le mie sono giuste, cerco sempre di avere roba decente. E niente, ragazzi, speriamo di iniziare bene questo nuovo gioco, far visualizzazioni, farmi conoscere bene. E con questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!